Athletic, che era iniziata, come tutti sappiamo, insomma, tra i tavoli istituzionali per provare a salvare un po' quella che è la storia del club, che è ripartito con Claudio Lazzaretti. Insomma, il suo commento, il suo saluto alla squadra. Innanzitutto, come amministrazione facciamo le congratulazioni per il risultato ottenuto, perché non era scontato, nel senso che il fatto che si chiami Carpi, detto il Carpi o Carpi, non vuol dire che uno deve arrivare tantissimo, perché ci sono anche gli avversari. Invece abbiamo visto che i ragazzi si sono impegnati, la squadra ha lavorato, secondo me, e parlo anche da tifoso, sono stati bravi, per cui complimenti per dove sono arrivati, che ripeto non era scontato. È stata una stagione difficile perché è nata tutta ad un fiato, adesso però si può programmare la stagione prossima. Ti chiedevo, Andrea, qual è la situazione dello stadio Cabassi? C'è una convenzione da mettersi al tavolo e scrivere insieme? Come avete già delle date? Avete già un appuntamento? Allora, in realtà noi stiamo lavorando per preparare una convenzione. E però non è che si può scrivere insieme, nel senso che una convenzione sarà un bando pubblico a cui tutti possono partecipare, ovviamente delle squadre da un certo livello in su, con degli obiettivi. Noi nel bando metteremo anche ci sono degli obiettivi, e nel senso che si va a cercare un calcio che conta, quindi chi vincerà il bando avrà l'opportunità di gestire uno stadio importante per una città con il calcio. Secondo me è stato anche un calcio che conta, e cerchiamo di fare qualcosa per stare vicini a chi c'era il bando. Lo stadio che l'Athletic ha trovato, parlo soprattutto delle condizioni del manto, in stato deficitario, e in questi mesi, insomma, grazie anche all'aiuto un po' dei volontari, sono tornati, non dico due gioiellini, ma antistadio e stadio sono ottimo livello. Credo che questi mesi saranno decisivi anche per mantenerli così in vista della ripresa della prossima stagione. Esattamente, ringrazio ovviamente i volontari. Volevo ricordare che questi impianti qua venivano ripresi in carico al comune dopo il fallimento della società che aveva la gestione. Il comune è intervenuto a rimetterli a posto, però l'erba per prendere il colore verde e tornare a crescere non è che il comune abbia la bacchetta magica. Abbiamo fatto tutto il possibile, e tutti lo sanno, per dare la possibilità a questa squadra, che ripeto, vi faccio complimenti, ha disputato il campionato. Non ricordo che non ha mai saltato una partita per problemi dello stadio, per cui siamo intervenuti tante volte, ci siamo rimboccati le maniche, e la volontà dell'amministrazione era quella di dare un impianto. Ovviamente i volontari hanno fatto tanta roba, perché abbiamo visto come pian piano si è trasformato in manto erboso. Stiamo lavorando, e anche oggi abbiamo fatto una programmazione per il mantenimento per questi mesi prima dell'espletamento del bando, in modo che l'impianto non si ritroverà come quando è entrata purtroppo la squadra, ma ci sarà un impianto e un campo in buone condizioni. A proposito di stadio, assessore, c'è anche il corso tra poco, che inizierà un'asta al Tribunale di Modena, dove ci sono tanti beni che facevano a capo al vecchio Carpi. Sono dentro però tante strutture dello stadio, a livello di arredamento, a livello di telecamere di sicurezza, quindi di impianti di sicurezza. Qual è la posizione dell'amministrazione verso questa situazione? C'è un inventario con tanta roba, la pasta, la roba, l'amministrazione non possiamo partecipare per diversi motivi. Noi che per partecipare che è legato, diciamo, alle decisioni del cambio.